Buongiorno a tutti da parte di Filippo Giannini di Trading Facile, ben ritrovati al nostro appuntamento con la video analisi sui principali mercati, le strategie dei nostri trading system. Oggi il focus è sul cross euro-dollaro, quindi andiamo subito ad osservare i grafici e a cercare di interpretare quelli che sono stati gli ultimi movimenti sul principale cross valutario. Allora, qui siamo su grafico settimanale. E, insomma, notiamo come, diciamo, dopo aver osservato la fase correttiva che si è conclusa, diciamo, con il rimbalzo sul supporto in area 1.1580, il mercato ha ripreso, in particolare l'euro, ha ripreso una corsa al rialzo. Qui ci aiutiamo con le proiezioni di Fibonacci, che in questo caso, appunto, dopo il break dei precedenti massimi in area 1 e 20.80 appunto ci danno un aiuto e quindi ad individuare quelli che possono essere, diciamo, i prossimi target. Qui abbiamo visto che attualmente siamo sul livello del 61,8%, primo livello significativo. Qui a livello di analisi tecnica notiamo come la settimana scorsa il mercato ha stampato una candela di tipo Hammer, quindi una candela di tipo resistivo, dopo che nella settimana precedente invece abbiamo osservato questa espansione di volatilità. Vedete questa candela, diciamo, dal corpo molto pronunciato, appunto, che aveva chiuso sui massimi in area 1,22. Da notare come appunto la corsa al rialzo dell'euro coincide con un altrettanto significativo ribasso da parte del dollaro. Il dollar index si trova sui minimi da dicembre 2014 e quindi, ecco, diciamo, la situazione dell'euro si diciamo, coincide con quella che è la situazione poi del dollaro anche in relazione a quelle che sono le altre principali valute. Questa notte, alla riapertura del mercato, abbiamo osservato un'apertura in gap di circa 50 pip al rialzo per l'euro, e qui ha pesato anche sicuramente il discorso, appunto, dello shutdown, quindi lo sciopero delle attività amministrative negli Stati Uniti. Infatti, se andiamo a vedere poi anche quello che è stato l'apertura del future dell'S&P 500, vedete future che ha aperto al ribasso e attualmente siamo in area 2.806 punti. Quindi, per quanto riguarda il discorso dell'euro-dollaro, sostanzialmente qui, come detto, abbiamo una candela resistiva su base settimanale. Quindi chiaramente il break al rialzo del massimo di questa candela Hammer, quindi in area 1,23 e 20, fornirà a mio avviso la spinta per andare a raggiungere quello che è il prossimo target significativo, che è posizionato anche in area 20, in area 1,25. E quindi qui, al di là del livello, appunto, di espansione del 78,6%, ma vedete che anche a livello grafico, sui livelli, insomma, diciamo, che erano stati toccati dal mercato a ottobre 2014, vedete che avevamo osservato comunque sia che questo livello comunque era stato significativo, appunto, sia come resistenza e poi, diciamo, che era stato battuto anche come supporto. Quindi, come detto, non vediamo attualmente, diciamo, debolezza per quanto riguarda l'euro, ma anzi vediamo una nuova opportunità di acquisto al break di 1,23,20. Il target l'abbiamo detto 1,25. Dal lato opposto, appunto, non parlerei di debolezza dell'euro nei confronti del dollaro fino, ecco, a quando non osserveremo il break, quantomeno nel breve periodo, di area 1,19, quindi quando non vedremo breccata, fino a quando non vedremo breccata al ribasso questa, diciamo, candela settimanale, dove abbiamo osservato, appunto, una forte espansione di volatilità. Quindi andiamo adesso, al solito, a commentare alcune operazioni svolte sul cross euro-dollaro da alcuni dei nostri trading system. Quindi qui vediamo due operazioni aperte nella giornata del 18 di gennaio e del 19 di gennaio. Andiamo, al solito, sul future con scadenza marzo 2018, quindi qui siamo su time frame a 5 minuti. Mercato che nelle scorse sessioni si è mosso, diciamo, con dei movimenti
piuttosto ristretti. E quindi vediamo la prima operazione che è stata aperta alle 8:10 a quota 1,2236. Questa è un'operazione in acquisto. Vedete che il mercato trova supporto in area 1,2230, diciamo, e quindi proprio ecco qui sul retest del supporto entriamo long per chiudere poi l'operazione alle 15:30 e portare a casa oltre 40 pip. La seconda operazione invece aperta alle 8:35 del 19 di gennaio, in questo caso l'operazione diciamo di tipo sell, quindi in questo caso entriamo invece sulla tenuta, quindi della resistenza in area 1, 23 e 12, e quindi vedete qui dopo diciamo una prima fiammata rialzista, diciamo, il mercato si muove al ribasso e quindi anche in questo caso chiudiamo l'operazione alle 15:30 portando a casa circa 20 pip di guadagno. Io al solito vi ricordo che tutta l'operatività dei nostri trading system la trovate su www.tradingfacile.eu. Per qualsiasi informazione ci potete scrivere a info@tradingfacile.net, seguirci sui nostri canali social. Anche per oggi è tutto, un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading a tutti.